Appassionati di hockey pista, signore e signori, buonasera a tutti e ben collegati al Palasport di hockey Giuliano Tori qui da Sarzana per Hockey Sarzana contro CGC Viareggio. Un saluto da Lorenzo Benè. Una partita che negli anni non è mai banale, quella tra Sarzana e CGC, si affrontano in questa seconda di campionato. Andiamo subito a sentire le parole dei due mister. Per primo mister del CGC Viareggio, Alessandro Cupisti. Eccoci con mister Alessandro Cupisti, da questa stagione di nuovo allenatore del Centro Giovani Calciatori Viareggio, qui per Sarzana Viareggio. Intanto, come sta lei mister nel tornare in questa panchina del Viareggio e come sta la squadra? Ma bene, sto bene, ho preso questo impegno e siamo tranquilli e contenti. La squadra ha ammortizzato la sconfitta con l'Odi in casa, adesso abbiamo lavorato per questa partita, dove sarà dura perché sappiamo che il Sarzana è una grandissima squadra con ottimi giocatori. Mi ha citato la partita con il Lodi, partita ricordiamo terminata 4-0 per gli ospiti, per il Lodi che è una squadra che quest'anno punta al massimo, una tra le sicuramente più temibili della classifica, un Viareggio che però non si è fatto controllare, nei 50 minuti si è sempre tenuto pericoloso anche per il Lodi. Qual è il suo commento sulla partita, la prima partita di campionato? Ma io penso che abbiamo fatto una buona partita a livello difensivo, un po' meno a livello offensivo, però come ho detto anche altre volte, i ragazzi sono stati bravissimi perché fino all'ultimo secondo hanno lottato e non hanno mai mollato, che è la cosa più importante. E poi il salto che c'è fra la 2 e la 1 è immenso, anche se abbiamo acquistato tre giocatori che sono di grande qualità, però insomma bisogna rientrare con la mentalità da 1. Certo, il salto è importante, come dice, da 2 a 1, una squadra che l'anno scorso è stata molto costante durante il campionato. Qual è l'obiettivo invece della squadra di quest'anno, che ha delle validissime aggiunte e ha tenuto invece giocatori che l'anno scorso hanno dimostrato tanto? Noi partiamo come da programma per cercare la salvezza, anche perché statisticamente negli ultimi 4 anni chi è venuto su della 2 è sempre retrocesso, escluso l'anno scorso perché si è ritirato il Vercelli, se no la media era questa, quindi questo è un dato che bisogna prendere con molta attenzione. Riguardo a questa sera invece, cosa si aspetta dal Sarzana? Un Sarzana che nella prima partita di campionato ha ottenuto un pareggio, un 3-3 contro il Monza. Cosa si aspetta da quella di stasera? Un Sarzana Viareggio che negli anni non è mai stato banale. Ma non sarà mai banale, il Sarzana a casa sua è una grandissima squadra, difficilmente perde colpi, quindi penso che quest'anno sia una grande battaglia. Mi auguro che sia una battaglia bella e sportiva e poi vinca migliore. Con l'allenatore dell'Hockey Sarzana, mister Sergio Festa. Buonasera mister. Buonasera. Hockey Sarzana che questa sera deve affrontare il CGC Viareggio dopo una prima di campionato che termina con un 3-3. Una partita combattutissima in cui il Sarzana si è sempre portata in vantaggio, non è mai riuscita però a ottenere quel doppio vantaggio che magari avrebbe portato la partita verso un finale migliore. Qual è il suo commento riguardo alla partita che ha visto il Monza Sarzana? No, beh, noi l'avevamo preparata chiaramente per provarla a vincere e ci è mancato, come ho detto già l'altra volta, ci è mancato poco, e però siamo soddisfatti comunque del lavoro che avevamo fatto sia in settimana che prima. Sono le prime di campionato, sono sempre partite un po' particolari, però insomma siamo abbastanza soddisfatti, guardiamo allenamento dopo allenamento, settimana dopo settimana. Assolutamente, comunque un punto importante in una partita che, come dice, la prima non è mai semplice. Oggi Sarzana gioca in casa contro un CGC Viareggio che nella prima di campionato a sua volta ha avuto diverse difficoltà contro il Lodi, comunque una squadra giovane con tanti viareggini abituati a giocare insieme. Qual è il suo commento, cosa si aspetta dalla partita di questa sera? Beh, chiaramente il Viareggio è andato ad affrontare la prima di campionato una corazzata come il Lodi, che quest'anno è veramente fortissimo, e quindi la sconfitta ci può stare. No, questa sera è completamente un'altra partita, è praticamente quasi un derby, sono partite che si prestano a avere delle rotture, a avere dei momenti in cui gli schemi saltano.
e sono partite comunque qui a Sarzana sempre intense, sempre combattute, quindi mi aspetto una partita di questo genere. Ascoltato le parole dei due mister del pre-gara, prima Alessandro Cupisti, mister del CGC Viareggio, poi quest'ultimo mister rossonero Sergio Festa, due dei diversi ex che si trovano ad affrontare questa sfida nelle due squadre. Ricordiamo mister Cupisti ha allenato il Sarzana dal 2012 al 2016, mentre mister Festa si è trovato a giocare nel centro giovani calciatori nella stagione 2018-2019. Questi sono alcuni dei diversi ex giocatori che si affrontano questa sera. Intanto in pista è già entrata la formazione viareggina, già tutti i 10 giocatori pronti per il saluto, ormai mancano solo pochissimi minuti, lo stadio è pieno, piena la curva del Sarzana, gli incessanti. Andiamo a vedere le formazioni delle due squadre. Intanto per il Sarzana con il numero 10 il primo portiere Simone Corona, con il numero 16 il secondo Francesco Venè, numero 9 Domenico Illuzzi, numero 11 il capitano Davide Borsi, numero 17 Xavier Rubio, numero 24 Lorenzo Angeletti, 77 Cosimo Mattugini, 78 Facundo Ortiz, 79 Mirko Tognacca, 88 Francesco De Rinaldi, allenatore Sergio Festa. Per il Viareggio invece con il numero 17 il primo portiere Pablo Gomez, suo cambio con il numero 94 Emiliano Torre, con il numero 5 poi Nicolò Pulcinelli, numero 7 Liam Rosi, numero 9 Samuele Muglia, numero 11 capitano Romeo Danna, 21 Federico Mura, 26 Elia Cinquini, numero 37 Alex Raffaelli, numero 77 Luca Lombardi, allenatore Alessandro Cupisti. Piccolissimo errore nella grafica, Luca Lombardi con il numero 1, per il resto tutto corretto. Qua invece possiamo dare un'occhiata all'attuale classifica di Serie A1, andrà ad aggiornarsi proprio questa sera, vediamo le squadre in testa, almeno per ora sono diverse. Lodi a 3 punti insieme a Forte, Follonica, Valdagno e Trissino. Ok Lodi, che Amatori Basket Lodi che ha battuto nella prima giornata di campionato il Viareggio ancora a 0 punti, un netto 4-0. Sarzana che si trova a un punto insieme al Monza, Grosseto e Giovinazzo, quindi due pareggi della prima giornata. Bassano, Montebello, Sandrigo, Novara e proprio il CGC Viareggio invece a 0 punti. Viareggio in cerca di punti questa sera, i primi della stagione proprio qui a Sarzana. Questa sera potrà usufruire del suo numero 9, il suo bomber da poco fa inquadrato, Samuele Muglia, assente nella prima di campionato per una espulsione da scontare. Samuele Muglia, classe 92, che nella passata stagione in A2, in cui il Viareggio, ricordiamo, è salito in A1 vincendo campionato e Coppa Italia di A2. Qui Samuele Muglia l'anno scorso ha segnato nel complessivo 84 gol, 53 in campionato, 31 in Coppa Italia, numeri da mal di testa. Tanto, come dicevo, palazzetto che è strapieno, qui gli incessanti, e adesso invece possiamo vedere inquadrati gli ultras del CGC Viareggio, che negli anni si sono sempre fatti sentire anche nei momenti più difficili, quali ad esempio gli anni passati in A2. Quasi tutto pronto, abbiamo letto le formazioni, non abbiamo letto gli arbitri. A dirigere l'incontro questa sera saranno i signori Simone Brambilla di Agrate Brianza, provincia di Monza, e Sergio Nicoletti di Castel Gomberto, provincia di Vicenza. Arbitro ausiliario Matteo Righetti di Sarzana. Si è parlato di ex giocatori che possono sì favorire la squadra nel conoscere gli avversari, nel conoscere l'ambiente. Ex giocatore più rilevante probabilmente del CGC Viareggio è Elia Cinquini, il numero 8 viareggino, classe 91, cresciuto proprio nelle giovanili del CGC Viareggio. Infatti nel Viareggio, a parte i due argentini, a parte Gomez e il nuovo acquisto Mura, abbiamo solo giocatori viareggini, un argomento già citato dal nostro numero 9, da Domenico Illuzzi, che nel post partita di
Monza Sarzana, sì, si è dimostrato soddisfatto della tripletta personale, però lamentato una vittoria che voleva e doveva esserci, solo un pareggio per il Sarzana. Domenico Illuzzi, che parlando del Viareggio ha commentato la gara che vedremo questa sera come una gara che sarà senz'altro complicata, un CGC Viareggio che per l'appunto ha solo viareggini in squadra, a parte i due stranieri, due giocatori quindi che si conoscono molto bene. Intanto lo stadio, il palazzetto sta esplodendo all'entrata della squadra dei rossoneri in pista, appena rientrati, eccoli qui in mezzo alla pista, qui i rossoneri per la foto di squadra. Ricordiamo, è la prima partita dell'anno, la prima partita della stagione in casa per il Sarzana, squadra che senz'altro non si vuole accontentare di un pareggio, squadra che senz'altro andrà in cerca dei tre punti questa sera, l'ha detto il mister, l'ha detto il presidente, l'ha detto anche il Luzzi. La squadra è senz'altro carica, senz'altro in buono stato. Incitano gli ultras del Viareggio, anche loro vogliono questa vittoria. Senz'altro ci attendono 50 minuti infuocati qui. Ci sarà parecchio da divertirsi. Ormai dovremmo esserci. Il minuto l'abbiamo raggiunto. Le due squadre sono in fila in attesa del comando del direttore di gara per salutare qui il palazzetto. Eccole qua, il saluto delle due squadre. Sarzana contro CGC Viareggio. Come detto anche con i mister nel prepartita, una sfida, un incontro che negli anni non è mai stato banale. Sempre una competizione alta, mister Festa che l'ha definito addirittura quasi come un derby. Sì, tanti ex giocatori, sì, la vicinanza delle due città geograficamente parlando, ma i giocatori si conoscono benissimo, parlando anche della squadra che l'anno scorso ha militato in A2 del CGC Viareggio, che ha affrontato il Sarzana di A2 l'anno scorso nel campionato e nella Coppa Italia. Quattro incontri in cui il CGC Viareggio contro la Farmer Team, la squadra in riserva diciamo del Sarzana, ha ottenuto quattro vittorie. Un Viareggio che nell'anno scorso, come detto, ha stradominato il campionato vincendo il campionato con diverse giornate di anticipo. Coppa Italia invece stravinta, Coppa Italia le quali le partite finali si sono giocate a Forte dei Marmi. Un CGC Viareggio che domina battendo Roller Bassano in semifinale e Matera in finale, un netto 10-1. Stando qua inquadrati i giocatori chiamati uno per uno del Sarzana a salutare personalmente il loro pubblico che è qui solo per loro, solo per queste 10 casacche rosso-nere. Tutta la città di Sarzana era in attesa dell'esordio in campionato in casa. Gli ultras non vedono l'ora di vedere qui al Palatori i vecchi e i nuovi volti della formazione. Tra i nuovi Xavi Rubio e i nuovi Xavi Rubio e Cosimo Mattugini. Rubio che ha già ottenuto il suo posto da titolare. Infatti a Monza è partito nel quintetto iniziale. Fischio degli arbitri per il saluto, ora si salutano i giocatori delle due squadre. Oltre a questa partita, questa sera ce ne sono altre quattro. Questa sera, eccole qua in sovraimpressione, possiamo vedere Grosseto contro Bassano, poi Valdagno contro Follonica, partita che è incredibile, già sull'1-0 per i vicentini, e Sandrigo Monza. Domani si disputeranno Trissino Montebello, una sfida tutta vicentina, e Forte dei Marmi contro
Giovinazzo. A saltare il turno sono il Lodi e il Novara, partita infatti rinviata con data da destinarsi per problemi di ristrutturazione alla pista del Lodi. È tutto prontissimo, ormai i 45 sono superati, le 8:45 ormai dovremo davvero cominciare. Possiamo dare già un'occhiata al quintetto iniziale del Viareggio, vediamo Cinquini, Lombardi, Rosi e Muglia, inevitabile Muglia tra i titolari. In porta il 17 argentino Pablo German Gomez Tapia. Pablo Gomez, classe 93, originario di San Juan, un'intera carriera giocata nel campionato argentino fino alla stagione 2022-23, in cui arriva a Viareggio. Nella scorsa stagione, ricordiamo, ha vinto insieme alla squadra Scudetto e Coppa Italia di A2. Uno dei migliori portieri certamente dell'anno scorso della sezione di A2. Ecco anche il quintetto del Sarzana, come ha anticipato Rubio tra i titolari. Insieme a lui Luzzi, Capitan Borsi, Ortiz e in porta l'inevitabile Simone Corona. Ok Sarzana, questa sera con la sua divisa tipica rossonera. Centro giovani calciatori Viareggio, che invece stasera si trova a sfidare Sarzana con la divisa di riserva. La maglia in viola, sul punto di battuta Samuele Muglia. In attesa del fischio iniziale del direttore di gara. Viareggio che in quanto squadra ospite inizia con la pallina. Ecco Muglia pronto per battere questa prima pallina di A1 al Palatori. Qui piccolo avvertimento all'arbitro, scontento del ritardo. Continua a lamentarsi con il secondo giocatore del Sarzana. Ok dei due portieri. Tutto pronto, il fischio dell'arbitro e si comincia. Pallina subito per il Viareggio. Cinquini da fuori, questo tiro raso terra che arriva direttamente a Corona. Nulla di difficile, raso terra abbastanza debole, para senza difficoltà il nostro numero 10. Riparte allora il Sarzana con Borsi, diagonale verso Ortiz, infastidito da Cinquini. Si torna allora dai Luzzi, Rubio. Forte il passaggio qua per Borsi, che sbaglia il suggerimento indietro per Rubio. Contropiede del Viareggio, qua sbaglia malamente il suggerimento Lombardi verso Rosi. Rosi che non riesce a raggiungere questa pallina. Contropiede sfumato, quello dei questa sera dei Viola. In genere avremmo potuto dire i bianconeri, questa sera sono i Viola. In ogni caso contropiede del Sarzana, Ortiz sulla fascia sinistra, ora dietro la porta del Viareggio. Cerca compagno da servire Ortiz, eccolo Xavi Rubio, il tiro da fuori ma para bene qui Gomez. Allora il contropiede, la ripartenza del Viareggio. Cinquini in avanti verso Lombardi, Muglia, velocissimo il Viareggio, tiro potente di Muglia sul primo palo, non riesce però a trovare la porta. Ripartenza del Sarzana, il Luzzi con la palla del Sarzana dopo la parata, dopo il rimpallo su Gomez. Allora il contropiede del Viareggio, che riesce a recuperare e portarsi subito nei pressi nell'area rossa del Sarzana. Ecco Lombardi, intanto parte una stecca ma l'azione prosegue. Muglia che vola a terra e c'è il primo fallo di squadra di questa gara. Ritmi frenetici quelli di questo Sarzana Viareggio. Dopo un minuto e mezzo il primo fallo di squadra commesso dagli anfitrioni. Ecco Muglia, battuta subito questa punizione. La pallina Lombardi, si torna da Muglia, il piatto di Muglia bloccato da Illuzzi, ha tirato da lontanissimo. Qua in qualche modo la recupera Rosi, infastidito da Rubio. Rosi non riesce a trattenere la pallina. Recupera bene Rubio e fa ripartire l'azione del Sarzana. Illuzzi in qualche modo mantiene palla, Illuzzi, serve ora Ortiz. Di nuovo da Illuzzi, dietro la porta del Viareggio. Illuzzi cerca un suggerimento, finta il passaggio verso Borsi. Rubio, ultimo uomo, in avanti verso Borsi, il tentativo al volo, non riesce a trovare la pallina.
poteva essere un'azione pericolosa quella dei rossoneri, non riesce alla fine il capitano a trovare la pallina con il tocco giusto. Ripartenzione del Sarzana, maglia malamente Borsi, eccolo qua, non doveva succedere, il Viareggio si è andato vicino tante volte, uno sgambetto davanti all'area del Sarzana e cartellino blu allo spagnolo Xavi Rubio, che per due minuti non potrà rivedere la pista. Ripartenzione del Sarzana, maglia malamente Borsi, ecco capitan Borsi e Xavi Rubio. A Xavi Rubio cade il pattino su Muglia, intervento dall'esito inevitabile, cartellino blu e punizione di prima, sarà proprio il numero 9 Viareggino a gestire questa punizione di prima. Primo duello della gara, Muglia contro Corona, Muglia per il primo gol stagionale, Corona per non far partire in salita la partita. In attesa del fischio dell'arbitro, Muglia parte, finta il rovescio, alza e scassa Muglia la rete, Viareggio in vantaggio. Si riunisce la squadra del Sarzana e allo stesso fa la squadra viareggina, ovviamente per ragioni diverse. Partita che inizia male per i rossoneri, eccola la rete, finta il rovescio, si porta sulla destra del portiere, alza e schiaccia velocissimo, non ci può arrivare Simone Corona. Rientra allora il quarto uomo rossonero, entra De Rinaldis a sostituire Rubio per questi due minuti. Il tiro da fuori qua di Luzzi che non trova il secondo palo. Stavolta il fallo di squadra commesso dal Viareggio, particolare da Rosi per una evidentemente trattenuta su Ortiz. Numero di falli quindi che raggiunge la parità. In attesa della ripresa di gioco, eccola, fischio dell'arbitro, quindi Ortiz all'indietro verso Borsi che cerca di gestire lo schema da ultimo uomo, adesso si torna da Ortiz, scambia con il Luzzi, vola a terra De Rinaldis ma il gioco prosegue per vantaggio, il Luzzi, gran finta da ultimo uomo di Luzzi, superiorità numerica là davanti, ora Borsi tenta il passaggio in mezzo verso De Rinaldis ma non riesce bene Borsi, qua contropiede del Viareggio però non riesce a colpire al volo Muglia. Nulla di fatto per questa azione. Con la pallina ora Lombardi, prende velocità sulla fascia e in mezzo verso Cinquini che non controlla bene questo passaggio, un bel passaggio di Lombardi. Può ripartire allora il Sarzana. Davide Borsi, la palla in avanti verso Ortiz, il duello tra Ortiz e Rosi, ben vinto dal numero 7 Viareggino. Con la pallina ora Muglia, ancora Ortiz su di lui, pressing del Sarzana molto alto in questi minuti. Rosi, ora verso Muglia, è velocissimo Muglia sulla fascia, dentro l'area del Sarzana, difende bene qua il Sarzana, non riesce però a recuperare pallina per ripartire in contropiede, allora continua il gioco il Viareggio, Muglia sbaglia il dribbling in mezzo a tre, ripartenza del Sarzana, Ortiz, tentativo di Luzzi, incredibile l'azione del Sarzana, non riesce a colpire al volo, ancora Ortiz, tenta l'alza e schiaccia sul primo palo ma non riesce a superare l'ottima presenza fisica di Pablo Gomez, copre bene il primo palo. Ripartenza ora del Sarzana dopo questa azione solitaria di Muglia. Il Luzzi in mezzo verso Ortiz che non arriva in tempo per un istante, ma ancora l'argentino vola a terra dentro l'area, ma l'arbitro lo intima a rialzarsi. Contropiede del Viareggio da tutt'altra parte, ma De Rinaldis legge bene e salva il Sarzana. Ripartenza di rossoneri, Borsi, finta di Borsi che supera Muglia ma non riesce a superare in velocità Cinquini. Può ripartire allora il Viareggio, è velocissimo Muglia, perde la pallina ma questa viene raccolta subito da Lombardi, la finta di tiro di Lombardi, si accentra il numero 1 Lombardi, tiro che rimane molto debole ma la pallina che sporca dentro l'area. Stato fallo di squadra, il secondo commesso dal Viareggio. Riparte allora il Sarzana, Borsi, il Luzzi, Ortiz, tessa indietro verso il Luzzi, ora Borsi, marcatura a uomo quella del Viareggio che rimane però un po' chiusa nei pressi della propria area di rigore, qua gran blocco di
Ortiz prosegue la corsa quindi di Luzzi a infastidirlo, però Rosi. Sarzana che nonostante tutto riesce a mantenere il possesso palla. Borsi, palla che finisce molto alta, deviata proprio da De Rinaldi, forse era però già alta prima della deviazione. Come non detto, deviata dalla difesa via Regina, può ripartire il Sarzana dall'angolo alto dell'area avversaria. 19 minuti, 10 secondi, siamo sull'1-0. Partita che è ancora apertissima. Davanti all'area ad infastidire Gomez c'è De Rinaldis. Gomez sdraiato a terra, cerca di coprire primo palo. Attesa del fischio dell'arbitro, praticamente tre uomini sul punto di battuta. Ecco battuta la punizione, Ortiz per Borsi. Sta palla alta sul terminare dei 45 secondi. Terminato il tempo a disposizione del Sarzana per concludere l'azione. Allora pallina regalata agli avversari. Qua gran passaggio alla fine che arriva verso Cinquini. Si ritrova nella tre quarti avversaria. Ora Rosi, però tre uomini su di lui. Allora non riesce a progredire. Il duello invece tra Rosi e Luzzi. Con una mano argentina e Luzzi riesce a far ripartire il contropiede sarzanese. Allora Borsi a Facundo Ortiz. Su di lui la marcatura asfissiante di Rosi. Scambia con Borsi. Dietro per De Rinaldis. Ortiz. Il Luzzi finta il piatto da lontanissimo e poi esegue questo scatto Domenico Il Luzzi. C'è un terzo fallo di squadra commesso dal CCC Viareggio. Non è per niente d'accordo con la decisione arbitrale Samuele Muglia. In caso la decisione è già stata presa, già ripartito anche il Sarzana. Borsi sbaglia ancora una volta qua il passaggio sulla metà campo, però riesce a domesticare questa pallina a De Rinaldi, si ottenere il quarto fallo di squadra. Ecco che arriva il quinto fallo di squadra commesso dal Viareggio per rallentamento a ripresa del gioco. Gioco che riprende. Ortiz dietro per Borsi, di nuovo Ortiz, si accentra intanto Borsi per il blocco anche il Luzzi, si scambia la pallina con Borsi, il tiro da fuori. Peccato, qua para senza difficoltà Gomez, il rimpallo però poteva essere gestito meglio da Domenico Illuzzi che in ogni caso sta ancora gestendo la pallina. Questa palla geniale per Borsi, adesso lo scambio con Ortiz, la chiama in mezzo, De Rinaldi, il tiro va verso la porta ma la pallina non entra. Malamente, incredibile questa azione, due passaggi geniali, il primo di Illuzzi verso Borsi, poi quello di Borsi verso Ortiz ad allargare, poi questo cross fortissimo nei confronti di Francesco De Rinaldis che si getta sulla pallina, ma miracolosamente ci arriva Pablo Gomez, pallina che non entra, risultato che rimane positivo per il centro giovani calciatori Viareggio. 17 minuti e mezzo, siamo ancora sull'1-0 per gli ospiti. Tanto appena chiamato il primo time out della gara, chiamato dalla panchina sarzanese. Ok Sarzana che deve mantenere la tranquillità ma al contempo la rapidità di queste ultime azioni. Si è reso pericolosissima la formazione del mister Festa, centro giovani calciatori, che esegue il primo cambio della gara. Entra il capitano Romeo Danna al posto di Lombardi. Nessuna sostituzione invece per formazione rossonera. Già suonata la sirena. Squadre che devono rientrare in pista. Ammonizione verbale qui del giudice di gara nei confronti del commissario tecnico Festa per rallentamento alla ripresa del gioco. Si deve ripartire
Eccolo il fischio dell'arbitro, si riparte con questa pallina del Sarzana là davanti verso l'area del Viareggio, il tiro al volo clamoroso di Ortiz dall'altezza del dischetto, prende in pieno però Gomez, era un tiro potente, para qua benissimo il portiere argentino. La pallina però è ancora del Sarzana, De Rinaldis dentro l'area, il tiro di De Rinaldis, però la pallina è parato, ma la pallina è ancora del Sarzana. Qui lottano De Rinaldis e Danna, alla fine Viareggio recupera la pallina con Muglia, lo scatto di Muglia, pallina in avanti verso Danna. Danna che non riesce a mantenere il possesso, la recupera il capitano sarzanese. Gioco allora del Sarzana verso la metà campo, Rubio. Rubio che appunto è rientrato al posto di Domenico Illuzzi. Fischio dell'arbitro qui per il fallo commesso in area del Viareggio da parte di De Rinaldis. Fallo che consiste in stecca alta. Riparte allora il Viareggio con Muglia là davanti per Danna. Si torna da Samuele Muglia. Passaggio sbagliatissimo di Muglia. Recupera quindi bene Borsi, ma perde il momento, sbaglia i tempi per la ripartenza veloce. Contropiede che va a sfumarsi. Pallina che però è ancora in possesso dei rossoneri. Xavi Rubio. Dietro verso Ortiz. Scatto di Facundo Ortiz. Dentro l'area del Viareggio. Ortiz al volo di Rinaldis. Non trova la porta. Gran peccato. Sarzana che continua a rendersi pericolosa. Intanto contropiede di Cinquini che tira da posizione defilata. Non prende potenza il tiro. Un altro contropiede del Viareggio. Muglia per Danna. Danna tenta il dribbling su Corona che però non riesce, contropiede del Sarzana, 4 contro 2, il Sarzana, Ortiz si infila in mezzo, De Rinaldis, spalla verso Borsi, ma non riesce. Allora dall'altra parte il Viareggio con Muglia che non riesce a raccogliere questa pallina al volo, contropiede ora del Sarzana, Ortiz che rallenta i ritmi, riparte con calma qui il Loghi Sarzana, Facundo Ortiz prende velocità ora, sta palla ancora una volta verso De Rinaldis che colpisce bene, pallina che rimane sporca e prende una palombella strana, ciò che importa è che non entra dentro la porta via Regina. Un altro tentativo qua di contropiede sarzanese, Ortiz è infastidito da Samuele Muglia, cede la pallina a Rubio, lo spagnolo qua con la pallina, contrasto tra Rubio e Rosi a commettere il fallo di squadra numero 6 del Viareggio, è proprio il numero 7 Liam Rosi. Sarzana che ripartirà nuovamente dall'angolo basso. Rosi che lamenta un colpo subito in pieno volto, ma l'arbitro ha già preso la sua decisione. Rinaldis è appena rientrato il Luzzi sul punto di battuta. Appena rientrato il Luzzi al posto di capitano Borsi, il tiro potente di Luzzi. Troppo alto sopra la traversa via Regina. Tanto un altro cambio per il Viareggio. Stavolta uscire Samuele Muglia al suo posto. Federico Mura, il numero 21, classe 99. Nuovo acquisto della formazione bianconera. Federico Leandro Correa Mura, classe 99, argentino. Originario di San Juan, cresciuto nel campionato argentino nell'anno passato, ha giocato nella formazione del Giovinazzo segnando 35 reti nell'arco del campionato, miglior marcatore della squadra e quarto miglior marcatore del campionato dietro ad Ambrosio, Cocco e Banini. Da quest'anno per l'appunto con la divisa bianconera, il tiro da fuori qua è tanto per il Sarzana, per De Rinaldis, un tiro potente che malamente non trova la porta. Ripartenza del Viareggio, vola a terra qua Rosi, scontro con il Luzzi, una spallata, c'è allora il secondo fallo di squadra commesso dal Sarzana. Sarzana che esegue un'altra sostituzione. Per la prima volta su questa pista, con questi colori, Cosimo Mattugini al posto di De Rinaldis, nella speranza di ritagliarsi un posto da titolare
Con la pallina ora Ortiz, vola a terra intanto Rubio, c'è il fallo di squadra numero 7 commesso dal Viareggio e ora il numero inizia a essere davvero interessante. Facundo Ortiz, scambio di nuovo con Xavi Rubio, ancora dall'Argentina Ortiz. Si fa vedere Rubio là dietro, eccolo che riceve la palla, il 17 rossonero, gran velocità di Rubio. Gran pallina per Domenico Illuzzi che in due tempi cerca di mandarla in porta, ancora Illuzzi, un altro tiro. Questa volta però sui parastinchi di Cinquini. Con la pallina ora Danna che non riesce a mantenerla, ha dato il pressing della formazione rossonera. Duello tra Mura e Mattugini, due ex compagni di squadra nella scorsa stagione al Giovinazzo. Ricordiamo Mattugini, Rubio e Mura, tutti e tre nella scorsa stagione con la maglia bianco-verde del Giovinazzo. Eccolo Mura che vola a terra in area di rigore rossonera, tutto regolare per l'arbitro però. Ora da tutt'altra parte con la pallina Xavi Rubio, si va a vedere là in mezzo Mattugini, ma Rubio non trova lo spiraglio giusto. Ecco dietro la porta che prende palla il numero 77 Mattugini, l'alza e schiaccia di Mattugini, ma il guantone Gomez ci mette una pecca, una pezza. Il tiro potente di Rosi, che con un piccolo scherzo, con qualche inganno ottico, sembrava avesse mandato la pallina in porta, invece è solo l'esterno della rete quello preso dal numero 7 Viareggino. Ripartenza allora del Sardana. Illuzzi, tanto appena rientrato Davide Borsi al posto di Ortiz, tiene la pallina là davanti Mattugini, ora torna indietro verso Rubio, fa vedere Borsi che taglia in mezzo, Borsi in mezzo all'area, non riesce a prendere la potenza giusta, a far prendere la potenza giusta a questo tiro. Pallina che si conclude sull'esterno della rete via Regina, si ripartirà da questo ingaggio a due. Gestire Borsi e Cinquini, però Cinquini tocca male la pallina, si riparte dal fallo del Sazzana. Come non detto, si riparte ora per il fallo del Viareggio. Il tiro di Mura, pericoloso, molto pericoloso lasciar tirare un tiratore del genere da quella distanza. In ogni caso si salva il Sardana. Illuzzi, da lontanissimo Domenico Illuzzi non riesce a superare Gonzalo, non riesce a superare qua Pablo Gomez. Pallina che termina intanto sugli spalti. Intanto il cambio, un altro cambio questa volta per la formazione via Regina. Viene entrato Alex Raffaelli, numero 37, posto di Liam Rosi che per la prima volta lascia la pista quest'oggi. Tiro da fuori di Rubio, proprio sul fischio dell'arbitro, appena scaduti 5 secondi per superare la metà campo. Può ripartire allora il Viareggio, sulla pallina Raffaelli. In una sorta di barriera Rubio e Mattugini, sulla pallina Mura, si cambia con Danna, Raffaelli, ora Mura, davanti per Raffaelli, il tiro di Raffaelli, pericolosissimo, in cerca del secondo palo, non trova però la porta. Pallina ancora gestita dal Viareggio, appena recuperata dal Sarzana, Domenico Illuzzi, il dribbling di Illuzzi, che non riesce a superare la difesa di Cinquini, però riesce a mantenere il possesso palla. Xavi Rubio, sbaglia il controllo Rubio, allora ripartenza del Viareggio, Mura in mezzo all'area, la manda dentro Alex Raffaelli per il 2-0 del Viareggio. 11 minuti al termine del primo tempo, Viareggio che si porta sul 2-0. E un altro time out rispetto a prima chiamato dal Viareggio, questa volta time out chiamato dalla panchina sardanese. Eccolo la rete appena segnata dal numero 37 Alex Raffaelli, classe 1998, nato a Pietrasanta, che è cresciuto nelle giovanili dell'SPV Viareggio, dove rimane a giocare fino al 2016, passa poi a giocare nel Roller Scandiano, nel Vercelli, nel Lodi ed infine torna nello Scandiano. Dal stagione 2021-22 gioca per il CGC Viareggio, nella scorsa stagione
ha partecipato alla vittoria di Scudetto e Coppa Italia di A2, segnando complessivamente 25 reti in stagione, 12 in campionato più 13 in Coppa. Primo gol per lui nella stagione corrente. Sfruttato benissimo l'ingenuità difensiva sarzanese. Squadre che devono ritornare in pista. Fischio dell'arbitro, riparte il Sarzana con uno svantaggio pesante, 2-0. Il tiro da fuori di Borsi, raso terra, la prende però per poco Pablo Gomez. Ripartenza allora del Viareggio. Mura da tutt'altra parte per Danna. Romeo Danna lì dietro verso Cinquini. Nessun cambio nelle due formazioni dopo questo time out. Il tiro potente di Xavi Rubio. Bel tiro al volo, bella l'azione. Non riesce però lo spagnolo a prendere la porta. Ripartenza ora del Sarzana. Cinquini scambia con Raffaelli, che però non controlla bene questa pallina. Palla alta, riparte allora il Sarzana con il Luzzi, ora verso Mattugini, Borsi, Rubio. Cumula velocità qui Rubio grazie allo scambio con il Luzzi. Si ferma poi il 17 spagnolo. Scambio con il Luzzi. In avanti verso Mattugini, che non riesce a colpire al volo questa cross. Tiro da fuori di Danna, che per l'appunto non trova la porta. Nulla di fatto per questa azione Viareggina. Con la pallina però c'è ancora il capitano del Viareggio. Ora scambio con Raffaelli. Le finte di tiro di Raffaelli. Si va ora da Mura. Romeo Danna lì dietro verso Cinquini. Il tiro di Cinquini blocca pericolosamente qua il Luzzi. La manda però la pallina lontana dalla porta. Ripartenza del numero 9 Domenico Luzzi. Alza e schiaccia di Luzzi per superare la difesa. Non riesce però. Ripartenza del Viareggio. Raffaelli. Pericolosissimo qua il tiro da fuori di Alex Raffaelli. Non trova però la porta. Sarzana che sta gestendo attacchi con un ritmo abbastanza accelerato, concede però troppo là davanti. Preoccupazione maggiore di Sergio Festa deve essere in questo momento non far perdere ai suoi lo spirito per rifare il risultato, riguadagnare e rientrare in partita. Tiro di Raffaelli, ci mette il guantone sinistro Simone Corona. Ancora possesso palla via Regino. Finta di rovescio qua a Mura, ci mette la stecca Alex, compagno di squadra Mattugini. Poi si scontrano i due, tutto regolare per l'arbitro. Ripartenza del Viareggio, 3 contro 3, l'attesa di Mura e Mattugini. Eccoli che ritornano i due nel gioco. Ancora scintille tra i due ex compagni di squadra. Eccoli che si spintonano in area, ma il gioco è da tutt'altra parte. Borsi, ora verso Mattugini. Xavi Rubio. Velocissimo lo spagnolo, cerca di mandare questa palla in mezzo verso il 2000, il classe 2000 Cosimo Mattugini. Palla però, passaggio interrotto da Cinquini, e ripartenza allora del Viareggio gestita da Mura. Con gran gesto tecnico fa arrivare la pallina al capitano Romeo Danna. Ora Cinquini, Mura. Ancora il duello tra Mattugini e Mura. Cosimo Mattugini che allontana Mura dalla zona pericolosa, però l'argentino si divincola bene e arriva questo pericoloso alza e schiaccia. Riesce a coprire bene però Simone Corona. Tanto appena uscito Cosimo Mattugini, al suo posto rientra Ortiz. Sto pronto per questo ingaggio a due. Recupera il Sarzana, ripartenza intanto per il Viareggio, rientrato Rosi. Ripartenza del Sarzana, Borsi. Palla morbida qua di Borsi verso la porta via Regina. Non va a buon fine. Ora il Viareggio con Rubio. Facundo Ortiz. Scambia con Borsi. Velocissimo Borsi in mezzo a tre, riesce a trovare lo svincolo verso la stecca di Illuzzi. Siamo ora da Ortiz, si torna da Domenico Illuzzi. Il tiro di Illuzzi! Centrale. Potente ma centrale, non può essere pericoloso questo tiro per Pablo Gomez.
Pallina ancora in possesso del Sardana. Xavi Rubio. Poche possibilità là davanti, si torna allora da Ortiz, adesso Morsi, ancora l'argentino. Supera qui il contrasto con Rubio. Facundo Ortiz. Pallina ora il Luzzi. Difesa molto pressante quella del centro giovani calciatori. Concede molto poco al Sardana. Eccola l'azione del Sardana. Bel lancio di Ortiz. Tanto il Luzzi a terra, chiede un secondo. Domenico Illuzzi ha cacciato a terra, forse un problema, non credo, un colpo subito, da capire le condizioni del giocatore. Si rialza il giocatore, lamenta un dolore al addome. Tanto i risultati in diretta delle squadre: Grosseto Bassano, sicuramente un fuocoso 1-1, Valdagno contro Follonica, Valdagno ancora in vantaggio per 2-1, Sandrigo Monza sull'1-0. Per il Sandrigo. Ripartenza del Viareggio dopo questa brevissima interruzione. Il Luzzi che ha dovuto abbandonare la pista, al suo posto è entrato De Rinaldis. Per il Viareggio rientra invece Muglia. Con la pallina ora Borsi nei pressi dell'area del Viareggio. Tanto spazio qui per Ortiz che tira direttamente dalla lunga distanza. Pallina ben bloccata da Raffaelli, che ora deve gestire il contropiede di Areggino. C'è la pallina a Rosi, ora Danna. In pista ora solo la formazione che ha vinto il campionato di A2 dell'anno scorso per quanto riguarda il CGC Viareggio. Tanto nono fallo di squadra commesso dal Viareggio. Danna che lamenta una simulazione. Danna che lamenta una simulazione qui di Rubio. Il gesto è chiaro, si è tuffato. L'arbitro però non ha molti dubbi. Nono fallo di squadra per il centro giovani calciatori. Un numero che inizia ad essere davvero interessante. In attesa che venga ripristinata la condizione ideale della pista dopo l'ultima caduta. Intanto i giocatori più offensivi del Sardana sono già là davanti in attesa di un passaggio lungo. Eccoli là davanti che si scambiano di posizione, Ortiz e De Rinaldis. È proprio l'argentino a recuperare la pallina ora. Borsi, De Rinaldis, finta il piatto De Rinaldis, cede ora la pallina a Ortiz. Scambio con Rubio, ancora pallina a Ortiz. Difesa molto, molto larga, molto spinta in avanti quella del centro giovani calciatori, che va a pressare anche oltre la metà campo. Ora il fallo di squadra è commesso dal Sardana per uno spintone. Quarto fallo di squadra commesso dai rossoneri. Ripartenza allora del Viareggio, a gestirla il neo entrato Luca Lombardi. Scambio con Rosi che accumula velocità, poi è costretto a tornare indietro da Raffaelli. Qui non si intendono Raffaelli e Lombardi, pallina persa, allora ripartenza potenziale del Sardana con Ortiz che manda la pallina verso Rubio. Errore qua di Rubio nel stoppare il passaggio, palla che termina fuori dalla pista. Dovrà ripartire il Viareggio. Meno di 5 minuti al termine del primo tempo. Siamo ancora sul netto vantaggio, il netto doppio vantaggio della formazione viareggina. Viareggio che è già ripartito con Samuele Muglia, palla in avanti verso Lombardi che però non arriva a destinazione. Ben recupero del Sardana, il tiro al volo di Rubio che però trova solo l'esterno della rete. A gestire questo contropiede ancora Rubio, scambia ora con l'argentino Ortiz, pallina che va adesso da De Rinaldis. Rubio all'indietro verso Borsi, tanto spazio per il capitano, cerca di accumulare velocità Borsi, il taglio in mezzo di Ortiz, palla mezzo all'area per De Rinaldis che non riesce a raccogliere bene, finisce a terra e c'è il decimo fallo di squadra commesso ora dal Viareggio. Decimo fallo di squadra, sarà quindi punizione di prima a favore dei rossoneri e anche una ammonizione verbale
al numero 9 Viareggino. Samuele Muglia appena ammonito per proteste. A battere questa punizione Domenico Illuzzi, alla ricerca del quarto gol stagionale, ricordiamo artefice della tripletta che ha garantito il pareggio al Sardana nella prima di campionato. Un duello tra Domenico Illuzzi e Pablo Gomez. Domenico Illuzzi che si sistema la pallina sul dischetto, si posiziona alla sinistra della pallina, probabilmente il destro Illuzzi tenterà il piatto, come non detto sembra più improntato verso la ricerca di un dribbling, magari è solo una finta verso poi un tiro da una distanza un po' più riavvicinata, in attesa dell'ok dei due direttori di gara, in attesa dell'ok del portiere argentino. Fischio dell'arbitro, finta il tiro di piatto di Luzzi, poi il gancio, un altro gancio, il tiro e la parata risolutiva di Pablo Gomez. Risultato che rimane sul 2-0 per i Viareggini. Occasione sfumatissima quella del hockey Sardana, non riesce a sfruttare bene Domenico Illuzzi. Siamo ancora sul 2-0, ancora Illuzzi a gestire la pallina. Il tiro di Illuzzi, prende in pieno i parastinchi qua di Rosi, ma riesce a mantenere il possesso palla il numero 9 rossonero. Ora Rubio, palla in avanti verso Ortiz, Ortiz manda in avanti ancora di più verso Illuzzi che cerca la giocata sul secondo palo da dietro porta, non riesce però ad allungarsi bene e cade proprio a qualche centimetro prima di essere pericoloso. Nulla di fatto, un'altra occasione per il Sardana, un altro nulla di fatto però per i rossoneri. Contropiede da tutt'altra parte, però non riesce bene dai per i Viareggini. Ultimi 3 minuti di gioco, con la pallina Davide Borsi in avanti verso Ortiz. Ortiz alza e vola a terra dentro l'area, fischio dell'arbitro, il fischio dell'arbitro è che dichiara un chiaro fallo di squadra commesso alla Sardana per simulazione in area. Anche Pablo Gomez va a dirgli qualcosa, accusandolo di essersi tuffato in area di rigore. Quindi quinto fallo di squadra commesso dall'Hockey Sardana questa sera. Sardana che in questi ultimi minuti sta avendo delle difficoltà. Intanto appena chiamato il terzo time out della gara, ancora chiamato dal Sardana. Sardana che sta avendo delle difficoltà in questi ultimi minuti non nel creare gioco, perché là davanti ci stanno arrivando, però ciò che conta è che non cali l'intensità, che non cali lo spirito della squadra. 2-0 può essere un risultato pressante da rincorrere, però 2 gol non sono così tanti, c'è ancora tantissimo tempo per recuperare il risultato. Intanto suona la sirena qui al Palatori, si può ripartire per questi ultimi 2 minuti e 51 secondi di gioco. Fischio dell'arbitro, si riparte dal possesso palla del Viareggio dopo quest'ultimo fallo di squadra. Borsi recupera bene la pallina, scambia da tutt'altra parte per Rubio, torna da Borsi. Fino alla difesa pressante via Regina. Viareggio che rimette in pista Cinquini e Lombardi. Formazione sardanese che rivede De Rinaldis in pista al posto di Ortiz. Contropiede del Viareggio, gran tiro di Muglia che però non trova la porta sardanese. Sulla pallina De Rinaldis, in avanti verso Illuzzi. Veloce qua Domenico Illuzzi sulla fascia sinistra, il blocco di Davide Borsi, ora Xavi Rubio, De Rinaldis, tiro di De Rinaldis che però trova in pieno la stecca di Raffaelli. Può ripartire allora il centro giovani calciatori. Samuele Muglia dietro verso Raffaelli,
Ora Cinquini in avanti verso Muglia. Tagliori Lombardi. Sbaglia qui il suggerimento Muglia, contropiede Sarzanese. Il Luzzi! Tiro che rimane però sul primo palo. Peccato per il Sarzana che però ha ancora una possibilità. Borsi! Bel tiro ripiato però troppo sui parastinchi del difensore. Qui contropiede del Viareggio che non va a buon fine. Raffaelli che fa tornare la palla da Cinquini. Non riesce Cinquini a rivolgere questa azione bianconera. Può ripartire con calma il Sarzana, però la calma di calma ce n'è poca in pista in questo ultimo minuto, per l'esattezza 54 secondi. Davide Borsi, palla in avanti lenta verso il Luzzi che non riesce ad arrivarci in tempo. Contropiede del Viareggio Muglia, questa palla morbida che riesce a stoppare bene Corona. Ancora il contropiede del Viareggio, l'alza e schiaccia fortissimo di Muglia. Corona che invita il Sarzana alla calma, ultimi 30 secondi, almeno un gol farebbe molto comodo. Eccolo il tiro, il Luzzi, tiro al volo a 25 secondi, da dentro l'area, non riesce a mandarla dentro il Luzzi. Ora Muglia, 15 secondi, gli ultimi 15 di questo primo tempo, Samuele Muglia, veloce sulla fascia destra, il numero 9 di Viareggino, bloccato dalla difesa di De Rinaldi. Adesso ultimi 5 secondi per un ultimo tentativo. Eccolo il tiro di Borsi, vola a terra dentro l'area e lamenta il colpo subito da Domenico Illuzzi. C'è però il duplice fischio dell'arbitro e la fine di questo primo tempo. In ogni caso Illuzzi, che è ancora a terra, si sta alzando proprio ora, lamenta un forte colpo subito. Eccole le scintille però tra Rubio e Gomez. A calmare tutto c'è Cinquini. Si scaldano molto gli animi qui. Ancora, nonostante il gioco sia fermo, rimangono in pista Corone e Rubio. In attesa di calmare gli animi dopo l'ultimo intervento proprio sul fischio dell'arbitro, in cui Luzzi all'indietro cade proprio sul portiere Viareggino. Risultato al termine di questo primo tempo 2-0 per gli ospiti. Sarzana che quando rientrerà dovrà senz'altro cambiare qualcosa, cambiare marcia, cambiare spirito. Ci rivediamo tra pochissimi minuti per il secondo tempo di questa vincente gara.
tutti al Palasport Giuliano Tori di Sarzana per Sarzana Viareggio. Sarzana contro Centro Giovani Calciatori di Viareggio. Siamo sul 2-0 dopo i primi 25 minuti di gioco, 2-0 per gli ospiti. Centro Giovani Calciatori che è riuscito ad ottenere il vantaggio grazie alla punizione di prima, magistralmente gestita da Samuele Muglia, che si sblocca nella sua partita di esordio in questa stagione. Segnare la seconda rete è stato invece un prontissimo Alex Raffaelli su una contropiede molto veloce del Centro Giovani Calciatori. Sarzana che non è riuscito ad ottenere il pareggio né tantomeno il gol in questo primo tempo, nonostante anche l'opportunità del punizione di prima a favore rossonera data dai 10 falli di squadra via Reggini. Viareggio che è già tornato in pista, c'è già il quintetto che riaprirà le danze via Reggini. Abbiamo quindi il Cinquini, Lombardi, Danna, Muglia e il portiere, l'argentino Pablo Gomez, che negli ultimi istanti del primo tempo ha avuto un paio di scintille insieme a Illuzzi e Rubio. Illuzzi che per l'appunto nell'ultimo istante del primo tempo è malamente volato a terra all'indietro sul portiere. Fortunatamente sembra stare benissimo, infatti torna in pista insieme a lui Rubio, il capitano Borsi e Ortiz. Porta chiaramente Corona. Corona che torna nella sua lunetta, questa volta difesa da lui e sostenuta dagli incessanti. Ok Sarzana pronto a riaprire le danze di questa partita che ha avuto ritmi altissimi. Entrambe le squadre hanno tirato e creato tantissimo là davanti. Il Viareggio è riuscito a creare quel qualcosa in più. Su azione solo un gol. Primo gol, ricordiamo, ribadiamo, su punizione di prima. Tantissime occasioni, tantissime azioni a generare i gol. Solo una del Viareggio. Qui il fischio dell'arbitro. Munizione agli incessanti che devono levare uno striscione che copre il cronometro dei secondi. A parlamentare anche Corona a dare un attimo. Ancora parlamentare con gli incessanti per far levare uno striscione. Non appena, ecco fatto, non appena sarà ben visibile il cronometro, si potrà ripartire. Ho fatto, problema risolto. Sul punto di battuta al centro del campo Facundo Ortiz, giocatore che ha dato tanto in questa partita. Fischio dell'arbitro, si riparte. Rubio, scambio con Borsi, Xavi Rubio in avanti verso Illuzzi. Ortiz, il blocco di Illuzzi permette a Ortiz di proseguire, ma scadono i secondi. Disposizione del Sarzana. Può ripartire allora il Viareggio. Sulla pallina Elia Cinquini, insieme a lui Lombardi. Eccolo Lombardi all'indietro verso Muglia. Scambio con Lombardi, difesa del Sarzana molto avanzata in questi secondi. Tanto prosegue il gioco a metà campo del Viareggio, il tiro da fuori, il piatto di Samuele Muglia che prende una traiettoria molto alta, pallina va a finire molto lontano dalla porta. A gestire ora il gioco il Sarzana, Xavi Rubio, con cambio di direzione supera Lombardi, ora si va verso Facundo Ortiz che manda questa palla verso Illuzzi. Ancora pallina buona lì davanti, si mette in mezzo anche Pablo Gomez ma recupera l'argentino Ortiz. Ora in avanti verso Illuzzi, in mezzo per Borsi, Borsi che
non supera, non riesce a superare la difesa di Danna. Allora ripartenza del Viareggio. Lombardi fastidito da Ortiz, scambio di Lombardi con Muglia, può ripartire il Sarzana, in due contro uno il Sarzana, Borsi, il tiro di Borsi, non trova la porta, ma è ancora buono il tiro al volo di Rubio. Palla che va a rimbalzare dietro alla porta via Regina e a farsi buona e giocabile per Rubio, che tira al volo ma prende malamente il palo. Incredibile ancora una volta. Pallina ancora giocabile per il Sarzana, Borsi dietro per Rubio. Le finte di Xavi Rubio, dietro per Borsi. Ora un po' più avanti si va da Illuzzi, lo scambio morbido per Ortiz. Illuzzi gli dà indicazioni per proseguire con l'azione. Lo scambio è con il capitano, con Borsi. Difesa del Viareggio un po' più chiusa in questi istanti. Xavi Rubio, diagonale per Ortiz, il blocco di Rubio, il tiro di Ortiz con il guantone sinistro para Pablo Gomez. Stato il contropiede del Viareggio che termina con un nulla di fatto. L'ultimo a tirare è Lombardi, che non trova la porta. Contropiede però da tutt'altra parte ora per il Sarzana. Ortiz al limite dell'area, ora dentro l'area Ortiz. Forse doveva davvero tirare in questo istante. Ha tentato la gran giocata, il passaggio sul secondo palo verso Rubio, bloccato però dal pattino di Gomez. Può ancora fare qualcosa però il Sarzana, Illuzzi. Si allarga Illuzzi, ora dietro la porta, dentro l'area, Domenico Illuzzi, il portiere ha triato, vola a terra Illuzzi e c'è il fallo di squadra. Illuzzi che certamente voleva una sanzione maggiore per la stecca di Pablo German Gomez Tapia, che rimane tra i pattini di Domenico Illuzzi e lo fa volare malamente a terra. Anche Ortiz a lamentarsi dell'ultimo fallo. Giocatori rossoneri, giocatori del Sarzana che avrebbero gradito, pretendevano una sanzione molto più severa. È solo fallo di squadra numero 11 commesso dal centro giovani calciatori. E Sarzana che deve ripartire dall'angolo basso dell'area via Regina. Intanto il gioco è fermo, in attesa che venga ripristinata la corretta condizione della pista dopo l'ultima caduta proprio di Domenico Illuzzi. Domenico Illuzzi, classe 89, nato a Bari, cresciuto nelle giovanili del Giovinazzo, con cui esordisce in prima squadra nel 2007 e lì rimane fino al 2010. Gioca poi a Seregno nella stagione 2010-2011 per tornare al Giovinazzo, poi nel 2012 si trasferisce a Lodi, dove lì rimane per 9 anni vincendo 3 campionati italiani, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italia. 2014 vince anche il campionato europeo con la nazionale italiana. Dal 2021 al 2023 milita per il Forte dei Marmi, con cui vince la Supercoppa Italia, e dalla scorsa stagione gioca nel formazione rossonera. Abbiamo appena visto un'occasione proprio di Illuzzi, tiro che non riesce a accumulare potenza né elevazione, niente di pericoloso per il Sarzana. Contropiede del Sarzana, scaduti 5 secondi per il Viareggio, il tiro ancora una volta di Illuzzi, questa volta è bloccato dal rispettivo numero 9 Viareggino. Contropiede del Viareggio con un tiro potente di Cinquini. Cinquini è un giocatore dalla gran potenza, non è saggio lasciarlo agire così spericolatamente. Famigerato per avere un tiro davvero poco raccomandabile. Elia Cinquini. Scadono i secondi qui per lui per superare la metà campo. Allora riparte il Sarzana. Duello tra Illuzzi, ora tra Illuzzi e Lombardi. Lo vince il barese Domenico Illuzzi. Ancora la lotta, questa volta con Muglia, vinta dal Viareggino, che lancia la palla verso Cinquini. Adesso si va da Danna, Muglia, pressing altissimo di Ortiz su Samuele Muglia, ben vinto dall'argentino Ortiz dentro l'area di rigore. Ortiz non riesce a superare
Pablo Gomez. Allora contropiede del Viareggio, Muglia tenta la gran giocata verso Danna ma non riesce, ripartenza del Sartana, Rubio farà in tuffo qui Pablo Gomez. Il fallo di squadra è commesso dal Viareggio. Fallo di squadra là davanti all'area. Fallo non di squadra, scusate, fallo comune, diciamo, commesso dal Viareggio. Rivediamo qua l'azione. L'ultima azione. Il gioco riprenderà non appena i due portieri saranno nelle condizioni ideali. Con la pallina c'è Ortiz a dargli una mano, dargli supporto Borsi e Rubio. Eccolo Borsi che recupera pallina, che raccoglie, ricede a Ortiz, si torna dal capitano. In avanti verso il Luzzi, si fa vedere Ortiz ma non raccoglie bene il suggerimento di Luzzi a tagliare. Ripartenza allora del Viareggio, gestita da Danna, scambio con Muglia, ma recupera Borsi, interviene qua il capitano, Rubio, il Luzzi! Che tiro potente, però rimane rototerra. Ripartenza allora del Viareggio, Lombardi in avanti verso Muglia che tira al volo, ma para Corona. Ripartenza allora del Sarzana, il Luzzi ancora una volta in avanti verso Ortiz che però non riesce a colpire al volo questa palla in mezzo all'area alla ricerca di Borsi. Commette il fallo però il centro giovani calciatori. Può ripartire il Sarzana, la posizione interessante. Ortiz fa vedere dietro porta il Luzzi che raccoglie pallina. Minacciosamente si fa sentire Pablo Gomez. Il Luzzi all'indietro verso Rubio. Il tiro di Rubio, anzi una finta di Rubio. Qui la stecca di Pablo Gomez ad allontanare, ma la pallina è ancora rossonera. Ortiz verso il Luzzi che tira ma prende in pieno le gambe di Muglia. Allora deve fare da capo il Luzzi. Indietro per Rubio, ora dentro l'area di rigore via Regina. Xavi Rubio, Borsi, finta il tiro Borsi, poi velocissimo Rubio nel ridare la pallina al capitano, il Luzzi, in mezzo a due giocatori il Luzzi, si trattengono un po' entrambi Luzzi e Cinquini, il tiro potente di Danna, che però non trova la porta sardanese, ripartenza del Sardane, uno contro uno, il Luzzi contro Cinquini che tira proprio sul difensore numero 8, vola a terra qua Cinquini ma è nulla di irregolare per l'arbitro, duello tra Muglia e Borsi. Duello che persiste, lo vince Muglia ma interviene Rubio, ripartenza del Sardana, Borsi! Borsi che manda questa palla verso il Luzzi, tenta il tiro al volo Domenico Illuzzi, ma la pallina è ben stoppata, ben bloccata da Pablo Gomez. Nulla di fatto per i rossoneri ancora una volta, siamo ancora sul 2-0 dopo 6 minuti di gioco. Tanto appena chiamato il primo time out di questo secondo tempo, appena chiamato dal CGC Viareggio. Viareggio che esegue due cambi, fuori Muglia e Lombardi, al loro posto rientrano Mura e Raffaelli. Cambio anche per il Sarzana che vede uscire il Luzzi e rientrare per la prima volta in questo secondo tempo Francesco De Rinaldis. Il Luzzi a riprendere fiato, vediamo se invece De Rinaldis sarà in grado con le sue giocate, con i suoi tocchi là davanti a rendersi pericoloso. Da in mezzo all'area ad infastidire il portiere, a ripartire sui rimpalli. Mister Cupisti che invece rischierà Mura e Raffaelli che nel primo tempo hanno avuto, specialmente Raffaelli, rapidità e fisicità importanti che hanno garantito tanto al Viareggio. Sul punto di battuta di questo A2 Rubio e Mura, la vince lo spagnolo, però la pallina è ben recuperata dal formazione Viareggina ma si rifà subito il Sarzana. Rubio, ora Ortiz, il tiro di Ortiz sporcato dalla stecca di Mura, però la pallina è ancora sarzanese. Facundo Ortiz indietro verso Rubio,
Ora da Borsi, lo scatto di Borsi, è dentro l'area il capitano. Questa palla a tagliare tutta l'area per arrivare da De Rinaldis, che però non colpisce al volo. Nulla di fatto per il Sarzana. Grande pressing qui del Viareggio sui giocatori sarzanesi. Facundo Ortiz. Ora Borsi in avanti per Ortiz, questa gran palla, ma gestisce benissimo Pablo Gomez. Il contropiede ora del Viareggio, ancora un rimpallo di Cinquini, ma ci mette due volte una pezza Simone Corona, che tiene vivo il Sarzana. Ripartenza allora del Sarzana, Rubio, bel tiro, lo blocca senza però nessuna difficoltà Pablo Gomez. Si ripartirà da questo ingaggio a due, che vede protagonisti Rubio e Mura. Mezzo all'area ad attendere il suggerimento di Rinaldis. Eccola la palla verso De Rinaldis, che però non colpisce al volo. Ripartenza di Raffaelli, velocissimo, si lancia in questo tiro e tenta il tiro al volo Danna, che però non colpisce bene. Ripartenza del Sarzana, è un 2 contro 1. Rubio in avanti verso Borsi, palla imprecisa, Borsi non ci può arrivare. Tanto un duello là davanti tra Rubio e Raffaelli. Alla fine la spunta il terzo, la spunta il capitano Danna, che fa ripartire il contropiede via Reggino. Intanto vola a terra Danna, ma è tutto regolare per i giudici di gara. A gestire il possesso palla il Viareggio con Raffaelli, Cinquini dall'altra parte per Mura, ci mette la stecca Ortiz, però la pallina è ancora via Regina. Chiama la pallina Mura, ora la ottiene, finta il tiro di rovescio, su di lui il pressing di Facundo Ortiz, duello tutto argentino, il fallo di squadra è commesso però dall'argentino rossonero. Fallo di squadra numero 6 commesso dal Sarzana. Si dovrà ripartire da questa palla là davanti, gestita dal CGC Viareggio. Mura portando la sponda per superare Ortiz, però si fa sentire là davanti. Ancora duello tra i due, tanto il contropiede da tutt'altra parte, Rubio, Borsi, Ortiz. Ortiz e Mura che hanno dato prova di qualche scintilla, i due argentini. Però il gioco prosegue da tutt'altra parte, c'è Rubio, in qualche modo gestisce la pallina, in avanti verso De Rinaldis, Borsi, cade a terra Borsi, scivola, tutto regolare per l'arbitro, ripartenza di Mura, tiro potente ma centrale, Corona che fa ripartire il contropiede, invita i suoi a metterci più cattiveria e più grinta, il tiro di Rubio, che gran parata, tiro di Rubio che... parato in primo colpo da Pablo Gomez e poi riesce a parare anche il rimbalzo che stava andando proprio verso la porta. 15 minuti, 55 secondi al termine dell'incontro. La partita è ancora molto lunga, il risultato è fermo sul 2-0 del primo tempo. Danna da dentro l'area, ancora Danna, però c'è la difesa di Rubio che fa ripartire il Sarzana. Rubio ci mette la stecca Raffaelli, ora il duello tra lo spagnolo e il Viareggino Raffaelli, contropiede del Sarzana, Ortiz, al volo Ortiz, gran tiro di Ortiz, potente, che però nel colpire la pallina prende anche la mano del capitano Danna, chiede l'interruzione del gioco, ma alla fine vede che la pallina ce l'hanno i suoi, allora riparte la squadra Viareggina. Nulla di fatto per l'azione bianconera, può ripartire il Sarzana dopo questa sostituzione, fuori Ortiz, suo posto rientra Domenico Illuzzi, ora con la pallina, scambio con Borsi, De Rinaldis, e Rubio, adesso Illuzzi, velocissimo Illuzzi, il tiro, che potenza questo tiro, prende in pieno però il casco di Pablo Gomez, contropiede del Viareggio che termina subito, ripartenza del Sarzana, è un 3 contro 3 là davanti, Borsi, per De Rinaldis, che tiro potente, però prende l'esterno del primo palo. Nulla di fatto ancora una volta per i rossoneri. Stanno creando tantissimo, stanno creando un gioco a dir poco magnifico, però non riescono a buttarla dentro, non gli manca quel guizzo finale per mandare la pallina in rete.
Viareggio che deve gestire questo difficile 2-0 a 15 minuti, 14 e mezzo al termine dell'incontro. Rubio là davanti per Borsi, scambio con il Luzzi, sulla fascia il Luzzi, ora indietro verso Rubio, pressing di Mura, ma Rubio riesce ad avanzare lo stesso, sbaglia qua il passaggio Rubio, lo spagnolo però riesce a raccogliere, recuperare la pallina, Borsi, il Luzzi, il tiro di Luzzi però deviato da Danna, diventa molto morbido e facile per Pablo Gomez, qua il contropiede del Viareggio, Raffaelli tenta di spiazzare Corona con questo tiro morbido in diagonale, ci arriva bene il nostro numero 10. Dall'altra parte però Davide Borsi, nel tentativo di rinsanare un minimo il risultato, non riesce il nostro capitano. Continua però il possesso palla sardanese, il Luzzi dietro la porta scambia con Borsi, ora dentro l'area, Davide Borsi qui trattenuto, cade a terra Borsi, ma è tutto regolare per il giudice di gara. Ripartenza ora del Viareggio, Mura scambia con Danna, Danna para con il gomito Simone Corona, riparte il Sarzana, Borsi gran tiro, dall'altra parte la para Gomez con il guantone sinistro. Grande prestazione qua dei due portieri che non stanno risparmiando niente almeno in questo secondo tempo. Palla in avanti che non va a buon fine quella del sarzanese De Rinaldi, ora con la pallina in mezzo verso appena entrato Mattugini, il fallo ora è commesso dal Viareggio, ripartirà il Sarzana dopo questo fallo, dopo il secondo time out questa volta chiamato dalla formazione sarzanese. Continua a farsi sentire senza interruzione, con un ritmo incessante, la curva degli ultras sarzanesi, nonostante lo svantaggio non hanno lasciato soli i giocatori neanche per un secondo. Squadre che intanto cominciano a ritornare in pista. Suona la sirena, un attimo da sistemare le condizioni della pista, c'è stato qualche cambio, cambi nella formazione via Regina, rientrano Lombardi e Rosi al posto di Cinquini e Danna, nessun cambio per la formazione sarzanese, solo quello che c'è, che è avvenuto prima del richiamo di time out, ossia il rientro di Mattugini al posto di Capitan Borsi. Sarzana che deve battere una posizione dall'angolo alto dell'area via Regina, 12 minuti, 50 secondi, termine dell'incontro. In attesa che sia ripristinata la condizione ottimale della pista, eccola che è ottimata, può ripartire il Sarzana, questo tiro di Rubio, buona l'occasione del Sarzana, non riesce però a trovare la porta lo spagnolo sarzanese. Continua il possesso palla sarzanese, De Rinaldi sta alla ricerca di Mattugini che ora deve gestire questa pallina difficile all'altezza del centrocampo, trova però il Luzzi, De Rinaldi sta al volo per Mattugini, il duello tra Mattugini e Raffaelli, la spunta alla fine il Viareggino, sta palla in avanti, non arriva bene il Luzzi, contropiede Mattugini! Al volo non riesce a accumulare potenza questo tiro di Mattugini, dall'altra parte quindi Lombardi che a sua volta tira al volo, ma para bene Simone Corona ancora una volta. Ripartenza allora del Sarzana con De Rinaldis, Cosimo Mattugini là davanti, la finta è del rovescio di Mattugini, allora Rubio, Xavi Rubio là davanti, tiro molto morbido, ben parato senza difficoltà da Gomez, probabilmente Xavi Rubio cercava una sorta di deviazione che non è arrivata, in ogni caso continua il contropiede del Sarzana, qua il tiro potente, il rovescio di Mattugini che però non trova la porta, rimbalza contro la balaustra e va a morire nell'esterno dell'area, nell'esterno della porta via Regina. Si ripartirà da questo ingaggio a due,
Eccolo già battuto. Ripartenza del Viareggio, gran gesto di Lombardi che fa andare Rosi, gran tiro di Rosi che sfiora il secondo palo sardanese. Ora Mura, scambio con Raffaelli, Rosi, ora scambio con Lombardi, bel taglio di Rosi, si veuta in mezzo all'area in attesa di pallina, Raffaelli va proprio da lui, ora Rosi scambia con Mura che però stoppa male la pallina, ci mette un secondo in più a far uscire la pallina dalla metà campo. Ripartenza allora del Sardana, Rubio, il tiro di Rubio, un'altra parata però di Pablo Gomez. Mattugini, Illuzzi, qua il tentativo là davanti di Illuzzi di mandare De Rinaldis, il fallo è però commesso dal Sardana là davanti. Era una buona occasione, bella coraggiosa, era anche quasi riuscita. Peccato per quel fallo. Ripartenza del Sardana, Illuzzi che non trova la porta, questo tiro potentissimo. Ancora il Sardana a terra dentro l'area, Mattugini subisce un duro colpo alla mano proprio dal portiere. È tutto regolare però secondo l'arbitro. Mattugini che non trova la stecca, svolato a terra Cosimo Mattugini, stecca che finisce lontana addirittura dall'area, tutto regolare secondo i giudici di gara. Va anche Gomez ad assicurarsi che non vengano effettuate scelte sbagliate, parlamentare col giudice di gara ora De Rinaldis. Scelta dell'arbitro però è già stata presa, si aggiungono anche i due viareggini, Rosi e Mura, parlarne con l'arbitro. La punizione a favore del Sarzana, o meglio la ripresa di gioco dopo questa interruzione, nessun fallo è stato segnato dopo questa azione. Illuzzi scambia con Rubio, ancora 10 minuti e un quarto di gioco. Illuzzi, lo scatto di Illuzzi in mezzo verso Mattugini che non riesce a colpire con correttezza, ma la pallina resta nelle grinfie del Sardana. Lotta tra Illuzzi e Rosi, il fallo è commesso da Viareggino, qua lo spintone di Illuzzi e Rosi. L'arbitro intima il Viareggino ad alzarsi. Tanto ammonizione verbale dalla panchina per il capitano Viareggino Danna, che continua a lamentarsi con il giudice di gara, lo possiamo vedere bene inquadrato qui. Sardana che però è già pronto a ripartire, attende solo il fischio, eccolo che arriva. Già battuto Illuzzi per De Rinaldis, questa palla in mezzo per Mattugini, il tiro al volo ma non riesce ancora una volta. Mattugini là davanti, sfortunatissimo ancora una volta il Sardana. E un altro fallo di squadra, il fallo di squadra numero 13 commesso dal Viareggio. Commesso dall'argentino Mura, già battuto qui dal Sardana. Mattugini si infila in mezzo, il tiro di Mattugini che rimbalza bene su Pablo Gomez. E qui l'arbitro se la prende direttamente con Mura che vola a terra. Mura che vola a terra e lamenta un forte colpo subito. E ora causa anche il fallo numero 14, il fallo di squadra numero 14. Mura costretto a uscire dopo l'interruzione del gioco a causa sua. Mura che lamenta: non ho chiamato la guardia medica. Però l'arbitro non ha dubbi. Fallo di squadra anche per proteste qui a Mura. Vicinissimi al 15° fallo di squadra commesso dal Viareggio. Tanto pronto a ripartire il Sardana con appena rientrato Ortiz, mentre al posto di Mura entra Muglia per il Viareggio. Ortiz davanti per De Rinaldis che però con il tiro al volo non riesce a trovare la porta. Lombardi, cadono i secondi qui per il Viareggio.
Può ripartire il Sarzana dopo questa interruzione. De Rinaldi sale indietro verso Ortiz. Il piatto di Ortiz! Para però senza difficoltà Pablo Gomez, contropiede ora del Viareggio, gestito da Lombardi, indietro per Muglia. Lombardi, su di lui c'è Rubio, Raffaelli, davanti verso Rosi, Lombardi. Mezzo questa pallina di Lombardi, stoppata da Ortiz. Cerca di suggerimenti là davanti Facundo Ortiz, prende velocità l'argentino e c'è il quindicesimo fallo di squadra commesso dal centro giovani calciatori Viareggio. Magari se riuscissimo a rivedere quest'ultima azione per vedere il fallo commesso, tanto pallina che è già quasi nei pressi del dischetto. Battere questa volta sembra che sarà Facundo Ortiz in un duello tutto argentino. Si attarda a raggiungere l'area avversaria Samuele Muglia per qualche incoraggiamento finale verso il portiere che ricordiamo nella scorsa stagione ha portato il centro giovani calciatori a vincere tutto campionato con tre giornate di anticipo e Coppa Italia con un netta finale vinta. Duello tutto argentino quindi tra Facundo Ortiz e Pablo Gomez. Il peso di questi potenziali tre punti è tutto sulle loro spalle. Con il numero 78 sul dischetto si appresta l'argentino rossonero. Sul piatto, breve rincorsa per lui, vediamo se tirerà direttamente. Tanto è pronto Pablo, carica il piatto, il tiro di rete, la rete! Rete! La messa dentro! Facundo Ortiz! La messa dentro lui, riapre la gara, l'argentino Facundo in classe 2001. Primo gol per lui in questa stagione, primo gol per lui in questa gara, eccolo là! Tiro potentissimo, prende il casco, pallina che si infila sopra la figura di Gomez, e rimpalla male ed entra malamente dentro la porta via Regina. Si riapre la partita con questa punizione di prima eseguita magistralmente da Facundo Ortiz. Risultato che si aggiorna a poco più di 8 minuti e mezzo dal termine, 2-1 per il Viareggio. Ripartite già le due squadre. Sulla pallina Davide Borsi che ha ben recuperato il possesso. Su lui però c'è il pressing di Muglia e Raffaelli. Continua a lottare il capitano ma i viareggini recuperano pallina. Muglia. Numero 9 Viareggino, tenta il dribbling su De Rinaldis che però non riesce, in ogni caso mantiene il possesso palla. Samuele Muglia riesce a recuperare questa volta Mattugini, contropiede del Sarzana, De Rinaldis in mezzo a tre, De Rinaldis è dentro l'area, il fallo è commesso proprio dal nostro numero 88 dentro l'area di rigore. Potrà ripartire allora il Viareggio. Raffaelli sbaglia lo stop, non riesce però ad approfittarne Borsi, ripartenza del Sarzana, Borsi, che tiro potente di Davide Borsi che prende ancora una volta il casco di Pablo Gomez. Ritmi frenetici quelli di questa gara, quante volte è chiamato in causa il casco di Pablo Gomez. Ancora possesso palla del Sarzana, Ortiz tiro al volo potentissimo, non riesce a trovare la porta, a gestire la pallina a Mattugini, all'indietro per De Rinaldi, ora Borsi, tiro la sotterra che arriva direttamente in porta, para però senza difficoltà Gomez. Contropiede intanto del Viareggio, questo tiro di Samuele Muglia che prende in pieno
per nepieno uno spettatore sugli spalti. Ci auguriamo che non sia nulla di grave. Sugli, ecco che viene accompagnato fuori il diretto interessato. Chiaramente l'intento non era questo, il tiro di taglio qua di Samuele Muglia non trova neanche la porta, va direttamente sugli spalti. Però la pallina è per il Viareggio, evidentemente c'è stata una deviazione. Si può ripartire il Viareggio col possesso palla, intanto accusa dei crampi qui Pablo Gomez. Recupera la pallina il Sarzana con Mattugini. Borsi, sfruttando la sponda per arrivare da Ortiz. Torna ora da Borsi. Taglio con De Rinaldis, lo scatto del capitano Borsi. Borsi dentro l'area del Viareggio, non riesce però a superare l'imponente figura difensiva di Elia Cinquini. Scambio allora con De Rinaldis, però su lui c'è la pressante marcatura di Rosi. All'indietro per Facundo Ortiz, gran cambio di direzione di Ortiz. Dietro la porta del Viareggio, ora cambia tutto Ortiz. Ora pallina per De Rinaldis, il tiro di De Rinaldis prende il pattino di Muglia. Gioco aereo, duello aereo tra i due, vinto per un momento da De Rinaldis, poi recupera la pallina il Viareggio, gol in possesso ora però di nuovo il Sarzana. Meno di 6 minuti al termine dell'incontro, tutti a terra, De Rinaldis, Mattugini e Rosi, ma è tutto regolare, il tiro da fuori di Borsi però direttamente sulle ginocchia di Rosi che tiene la palla lontanissima dalla porta. Gran gioco di Rosi che riesce a divincolarsi bene, però si fa vedere De Rinaldis e fa recuperare la pallina al Sarzana. Tanto il fallo di squadra commesso da Mattugini, che di fatto ride di fronte all'arbitro e si becca una sanzione, una ammonizione verbale per il nostro numero 77. Tanto la guardia medica ha provveduto allo spettatore appena rifornito di ghiaccio. Fortunatamente sembra nulla di grave. Squadra Viareggina pronta a ripartire. Eccola che riparte dopo il fischio. Scatto di Cinquini, palla in avanti per Rosi che sbaglia il suggerimento al volo, ben raccolto da De Rinaldis. Tira da Xavi Rubio e Luzzi appena rientrato al posto di Mattugini, mentre Rubio rientra al posto di Borsi. Palla in avanti qua di il Luzzi, non riesce a deviare bene però De Rinaldis. Ancora il duello tra il Luzzi e Rosi, raccoglie la pallina Muglia, gran dribbling del numero 9 Viareggino. Il tiro di Muglia, anzi la finta, tiro arriva dopo, c'è il fallo del Viareggio per palla alta. Allora riparte il Sarzana, Xavi Rubio, questa palla in mezzo in cerca di Ortiz bloccata da un pattino difensivo. Ripartenza allora del Sarzana, meno di 5 minuti sul cronometro. Domenico Illuzzi in qualche modo controlla la pallina, finta il rovescio Illuzzi alzando il pattino debole, riesce però a mantenere il possesso palla nonostante il pressing di Elia Cinquini, difesa del Viareggio che durante tutta la partita si è fatta sentire nell'arco di tutta la pista. Tanto c'è il fallo questa volta commesso dal Sarzana. Pronti a ripartire i giocatori viareggini. Cinquini per Muglia, eccolo che riparte il numero 9 Samuele Muglia. Rosi per Raffaelli, dentro l'area sarzanese, Raffaelli para bene Corona questa palla un po' troppo forte qui nel contropiede sarzanese di De Rinaldis verso Rubio, non riesce a domesticare bene. Ripartenza allora del Viareggio gestita da Cinquini, sfruttando la sponda Cinquini riesce a mantenere il possesso palla. Ora Muglia, gran dribbling di Muglia, poi il tiro che para bene con il guantone, un'altra grande parata del nostro numero 10. La pallina ancora del Viareggio, ultimi 4 minuti di gioco per ottenere almeno il pareggio da questa prima in casa per il Sarzana. Xavi Rubio, c'è il fallo di squadra numero 16 commesso dal Viareggio. Rosi su Facundo Ortiz, tanto time out, si ripartirà dopo questo time out chiamato dalla formazione
via Regina. Intanto vediamo i risultati delle altre partite in diretta. Ecco, vediamo il Grosseto che nel secondo tempo sta perdendo 3-2 in casa con il Bassano. Valdagno ancora in vantaggio incredibile sul Follonica, 5-4, e Sandrigo che ha subito una rimonta, 5-3 per il Monza. Tutto ancora da giocare però per le varie squadre. Ricordiamo invece Trissino, Montebello giocheranno domani alle 18, lo stesso faranno Forte dei Marmi e Giovinazzo. Lodi Novara rimandata, data da destinarsi. Sirena che suona, squadra richiamata in pista, cambio per la formazione bianconera, rientra Danna, stavolta al posto di Rosi. Invariata invece la formazione rossonera, che mantiene il quintetto che ha dovuto gestire la gara negli ultimi minuti. Vediamo se il Sarzana riuscirà almeno ad ottenere il pareggio in una gara che è stata molto sofferta solo dal punto di vista mentale, perché dal punto di vista di possesso palla, occasioni create, le due squadre hanno conteso la gara con tantissime occasioni, tantissimi tiri dalla distanza. Il Sardana ha creato tantissimo, ha tirato tantissimo da tutte le posizioni. Vediamo cosa riusciranno a fare. Gara che è già ripresa, 3 minuti e un quarto al termine dell'incontro. Domenico Iluzzi cerca l'uomo là davanti, non lo trova, allora torna da Rubio. Scambio di velocità di Rubio. Muglia in avanti verso Raffaelli. Riesce a mantenere palla Raffaelli. Scadono i 10 secondi a disposizione della formazione via Regina. Dovrà ripartire allora il Sarzana dalla posizione favorevole. Tanto le due curve continuano a farsi sentire, la curva ospite, ma altrettanto si è fatta sentire la curva degli incessanti. Intanto si è già alzato Corona, nel caso Festa chiamasse l'opzione quinto uomo di movimento. Ortiz si fa vedere là davanti, De Rinaldis non riesce a mantenere la palla, Francesco De Rinaldis. Allora ripartenza del Viareggio con Romeo Danna dietro verso Muglia. Scambio qui tra Danna e Muglia, non va a buon fine però il contropiede viareggino. Ripartenza del Sarzana, tiro di Illuzzi che va a morire sulla difesa viareggina. Muglia in avanti verso Danna, ancora Muglia, si infila in mezzo Raffaelli, Muglia verso Danna, scambio con Cinquini che non riesce a far andare bene avanti questo suggerimento. Contropiede ancora del Sarzana, ultimi 2 minuti di gioco. Xavi Rubio lamenta un colpo subito ma mantiene l'equilibrio. Allora continua il gioco del sarzanese. Ortiz, ancora Xavi Rubio, lasciato ultimo uomo. Rubio in avanti verso Illuzzi, sbaglia il suggerimento Illuzzi. Qui la rinvia direttamente Corona e la manda praticamente verso la panchina del centro giovani calciatori. È stato chiamato un altro time out, questa volta dal Sarzana. Giocatori che hanno senz'altro bisogno di prendere un po' di fiato. Sono stati 48 minuti e mezzo infuocati quelli visti finora. Due squadre che stanno dando tutto e non vogliono mollare. Sembra siano invariate le formazioni delle due squadre. Sembra che resteranno invariate dopo il time out. Tanto appena rivista la rete
di Ortiz, che dà un po' di respiro, un po' di coraggio al Sarzana. Ora da gestire questo ultimo minuto e 37 secondi. A ricominciare a far ripartire il gioco sarà il Viareggio. Suona la sirena, si può effettivamente ricominciare. Fischio dell'arbitro, ecco che ricomincia a giocare le due squadre. Cinquini, là davanti verso Danna, palla passaggio interrotto da Illuzzi, ora verso Rubio. Entra adesso il quinto uomo di movimento, entra Borsi per il Sarzana. Illuzzi, squadra chiusa a rombo quella del Viareggio. Mancano 80 secondi, 80 secondi, qui può succedere di tutto. Pallina che attraversa tutto il dietro porta via Regino e arriva da Borsi, ancora Ortiz in cerca di destabilizzare, di allargare la difesa via Regina. Il Sarzana sta molto larga, ora Illuzzi non riesce, Illuzzi a controbattere, a non riesce a superare il duello con Muglia, la palla che finisce fuori, costretto a rientrare qui Simone Corona. Ultimi 50 secondi di gioco, di nuovo in 5 contro 5, 4 di movimento contro 4 di movimento. Riparte il Sarzana, ecco che lo scatto di Corona per di nuovo il quinto uomo di movimento, di nuovo Borsi. Molto larga la formazione rossonera, Rubio. Ortiz, De Rinaldi, spalla dentro l'area per Ortiz, allontana Alex Raffaelli. 23 secondi, Rubio, squadra serrata, la difesa del Viareggio, Illuzzi verso Rubio, palla alta verso Borsi che non riesce a concludere bene, 13 secondi, Rubio per Illuzzi, Illuzzi dentro l'area, l'alto e schiaccia di Illuzzi che vola dentro l'area di rigore, il tiro di Danna e la rete. E il 3-1, il 3-1 del Viareggio a metterla dentro è il capitano Romeo Danna, che a porta vuota dalla metà campo segna la fine di inevitabile di questa gara a 2 secondi 56 centesimi dal termine, dopo che Illuzzi era volato dentro l'area di rigore. Intanto lamenta il colpo subito Pablo Gomez, gara che deve attendere il suo termine. Pablo Gomez che lamenta un forte colpo subito alla mano destra, prima rete in questa stagione anche per Romeo Danna, capitano del centro giovani calciatori, che nella scorsa stagione segnò in complessivo 37 reti. Tanto fischio triplice del giudice di gara, partita che termina 3-1 per gli ospiti, una gara combattutissima. Il Sarzana ha avuto tantissime occasioni là davanti, non è riuscito a trovare il guizzo vincente. Classifica allora che si aggiorna per il centro giovani calciatori, che ottiene i suoi primi 3 punti in classifica. Sarzana che rimane fermo a 1, dovrà tentare il tutto per tutto il Sarzana nella prossima gara di campionato, che li vedrà sempre qui al Palatori affrontare l'Amatori Vasca in Lodi. CGC che dovrà invece affrontare il Sandrigo in casa. Ultimi saluti qui delle due squadre, tanto dal Palatori di Sarzana è tutto. Grazie per averci seguiti. Grazie per aver seguito lo svolgimento della partita. Un saluto da Lorenzo Venè, alla prossima.